Meghan Markle incontra la regina Elisabetta con il suo Harry. Una delle speculazioni maggiori sulla coppia formata dal principe Harry e l'attrice Meghan Markle è sempre stata quella del futuro incontro con la regina Elisabetta. Bene, adesso quel momento è finalmente arrivato. Un tè con la regina. Mettete in una stessa stanza una regina austera e compassata che non ha mai fatto trasparire un'emozione in tutta la sua vita, almeno al pubblico, e una star di Hollywood che ha nel suo curriculum anche scene di nudo e sesso, com'è normale che sia visto che si parla di un'attrice. L'immagine che si catapulta davanti gli occhi è quella di una scena bizzarra e presumibilmente tutta da ridere, ma evidentemente così non è stato, dato che secondo i rumors diffusi nelle ultime ore l'incontro tra la regina Elisabetta e Meghan Markle è andato a gonfie vele. Un tè di un'ora, come nelle migliori tradizioni inglesi, nella sede di Buckingham Palace lo scorso giovedì. Alcune indiscrezioni dicono che Harry fosse molto nervoso per via del fatto che la regina Elisabetta avrebbe potuto non gradire una donna estranea al mondo nobiliare. Per di più, Meghan Markle è anche divorziata, altro elemento che secondo alcuni non sarebbe stato visto di buon occhio a corte. Parola d'ordine, informalità. L'incontro tra Meghan Markle, Harry e la regina Elisabetta è stato molto informale, i due sono arrivati a Buckingham Palace intorno alle 17 per il tè. Sembra che questo sia il momento della giornata che The Queen preferisce e la regina ha fatto trovare loro un vasto assortimento di dolci e tramezzini. Il tè servito? Sembra fossero il Darjeeling e la Santea, meglio conosciuti come la miscela della regina Mary. Non era presente all'incontro invece il principe Filippo, che forse preferisce rompere il ghiaccio con Meghan in un secondo momento. Il nervosismo di Harry. Sembra che il più nervoso per il meeting in questione fosse il principe Harry, non Meghan Markle. Il principe aveva paura che una donna così fuori dagli schemi soliti della famiglia reale potesse essere non bene accetta. Meghan è un'attrice, una donna che ha un matrimonio alle spalle e che è più grande di lui. La discrezione poi non è proprio di casa quando si proviene da Hollywood. Ma i tempi sono cambiati, e la regina Elisabetta sembra aver accettato di buon grado questo cambio di rotta di Buckingham Palace. Se le tradizioni sono importanti per la casa reale, è anche vero che i tempi procedono in modo diverso da quello che ci si aspetterebbe e, spesso, le cose prendono pieghe del tutto inaspettate. La famiglia reale sta diventando con gli anni, soprattutto dopo le innovazioni apportate dalla principessa Diana, sempre meno austera e più avvicinabile. Harry e William sono visti non più solo come principi, ma anche come persone, e questo è uno dei motivi per cui sono così tanto amati. Qualche tempo fa Meghan Markle ha dichiarato pubblicamente di essere innamorata di Harry. Una cosa fuori dal comune per la famiglia reale, visto che si è trattato della prima volta che la fidanzata di un Windsor ha parlato in modo così palese della sua relazione. Nemmeno Kate Middleton, che adora rompere le tradizioni, lo ha mai fatto, e allora non vediamo l'ora di scoprire che ciclone scatenerà Meghan Markle a palazzo.